Massimo Mantellini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per condividere il suo saggio pubblicato da Einaudi, Invecchiare al tempo della rete. Massimo Mantellini, leggo in quarta di copertina, è uno dei maggiori esperti della rete internet italiana. Negli anni ha collaborato col Sole 24 Ore, l'Espresso, il Post e poi dal 2002 ha Giorna Manteblog, uno dei blog personali italiani più letti. Che cosa racconta oggi Manteblog, Massimo Mantellini? Ma molto poco, racconta quello che ha sempre raccontato, vale a dire è un blog personale dove negli anni, specialmente in passato, finivano le cose della mia vita, della mia famiglia. Era una scusa, uno strumento di relazione, specialmente nel periodo in cui i blog avevano, diciamo, una specie di preistoria delle reti sociali, quindi attraverso i commenti era possibile incontrare e conoscere altre persone che avevano gusti simili, idee in qualche maniera compatibili. E quindi per molti anni il mio blog è stato di fatto questo, uno strumento di relazione con altre persone e ha funzionato molto bene, devo dire. Poi ovviamente nel momento in cui sono nati i social network è diventata una cosa diversa, probabilmente un posto maggiormente personale, frequentato solo dalle persone con le quali si era creato un rapporto, ecco. Però questo è stato e questo nei fatti continua ad essere. E questo libro ci porta a coniugare il verbo invecchiare in una maniera molto singolare. Invecchiare, anche se prendendo spunto dalla frase di Natalia Ginzburg che lei pone in esergo, ora noi stiamo diventando quello che non abbiamo mai desiderato diventare, e cioè dei vecchi. Ora, perché diventiamo quello che non abbiamo mai desiderato di diventare? Forse perché la rete è lo specchio di una apparente eterna gioventù. Ma in una qualche misura sì, anche se in realtà, come spesso succede quando analizziamo da un punto di vista sociale, insomma, i cambiamenti legati dagli ambienti digitali, non è che noi siamo molto diversi da come eravamo prima, e quindi molte delle nostre limitazioni, dei nostri pregi sono comunque in qualche maniera gli stessi. Quello che succede è che cambiando gli strumenti, cambiano soprattutto i meccanismi di amplificazione, l'audience alla quale le nostre parole possono essere messe di fronte, quindi cambiano molte cose non cambiando nulla. Nella questione del diventare vecchi, il saggio della Ginzburg è del 1968, quando certamente non c'era nemmeno il sentore di queste nuove forme di relazione. L'idea di questo libro è semplicemente provare a chiedersi, e quindi il cammino di questo breve volume è in quella direzione lì, se da allora ad oggi questa specie di idea ineluttabile di diventare vecchi si era modificata, senza avere la presunzione di immaginare se fosse addirittura peggiorata o migliorata, semplicemente cercare di capire se c'erano delle differenze legate al fatto che di fatto da alcuni decenni, specialmente le persone che utilizzano gli strumenti digitali da molto tempo, i fatti invecchiano in rete. Quindi il percorso è questo. Eppure, restando ancora nelle parole di Ginzburg, come spunto, lei scrive a un certo punto, vedo qui la sottolineatura tra le tante, eppure nel nuovo anziano digitale alcuni aspetti mutano silenziosamente, no? Ginzburg parla della fine dello stupore come di una quiete terminale irrimediabile, invece ora per i vecchi lo stupore non finisce, ma si attenua e persiste con la fastidiosa frequenza delle notifiche di uno smartphone impertinente. È uno stupore diverso, Massimo Mantellini. Sì, no, appunto, questo fa parte, insomma, delle cose che in qualche maniera si sono modificate. Dobbiamo sempre mettere sui due piatti della bilancia alcuni aspetti che sono contrapposti. Quindi, da un lato, ma vale per gli adulti come per i giovani, gli strumenti digitali hanno un'invadenza proprio connaturata in loro stessi, che noi molto spesso, peraltro, viviamo. Questo è chiaramente un aspetto innovativo e molto probabilmente peggiorativo. Contemporaneamente sono quegli stessi strumenti che tengono le fila di relazioni che una volta si sarebbero interrotte. Quindi fare un bilancio di questi due aspetti è sempre estremamente complicato. Quello
Quello che è sicuro è che la tecnologia è scritta di fatto anche per ragioni proprio strettamente filosofiche per un utente che sia in qualche maniera giovane, anche proprio per la sua difficoltà strutturale nell'essere utilizzata. E questo quindi nei confronti degli anziani che cominciano ad avere una serie di problemi anche proprio oggettivi, insomma, di collegamento con l'interfaccia che magari è piccola, complicata. È piena di funzioni nascoste, ecco, tutte queste cose certamente non vengono facilitate. Contemporaneamente succede anche il contrario, cioè attraverso una videochiamata oggi una persona che è anziana oppure chiusa in una casa può benissimo collegarsi con altre persone che una volta, una cosa che una volta non era possibile. Quindi si tratta un po' di capire qual è il bilancio. Io personalmente non ho un parere definitivo al riguardo. Certo, anche perché poi se si ha un parere definitivo, nel momento in cui lo definisci, lo devi ridefinire in continuazione. Io ho cominciato a leggere, mi scusi se parlo di me, Massimo Mantinini, compio quest'atto di vanità. Avevo messo questo libro nello zaino per fare un viaggio in treno, e Sì. comincio questo libro. E il libro stava dentro uno zaino. Nello zaino c'erano altre cose, c'era anche un piccolo computer. Arrivo a un certo punto e non posso che sorridere a quello che ho letto. Perché lei racconta la stessa cosa quando è in treno, per esempio apre lo zaino, apre, poi prende il computer, lo accende e fa delle cose come farei io, come potremmo fare tanti altri, no? Le cose normali, scontate. E qualcuno lo potrebbe guardare con perplessità. E a questo punto allarga lo sguardo. Anche lo zaino stesso crea qualche perplessità. E si chiede qual è l'età oltre la quale uno zainetto nero in spalla diventa un oggetto inadeguato. Ma sa che lei è entrato anche in queste mie scelte, quindi ogni volta che prendo lo zaino per uscire me lo chiedo, ma questo sarà adeguato o sarà più adeguato quell'altro? Ma non per una faccenda di modo, di tendenza, ma proprio così come faccenda possiamo dire temporale, Massimo Mantellini. No, la ringrazio. Molto dipende, credo, da quale sarà il colore del suo zaino, nel senso che se lei ha uno zaino pieno di trash, magari un giudizio lo possiamo dare. No, adesso, a parte gli scherzi, specialmente la prima parte del libro è una collezione di idee che riguardano prevalentemente il mio diventare vecchi. Il fatto che molto spesso ci sono persone che mi è capitato molto in questi primi giorni di discussione sul mio libro, che si riconoscono in queste parole, probabilmente dice due cose. La prima è che l'età media diventa abbastanza avanzata, e la seconda è che forse, ecco, è un sentimento comune, quindi per carità può avere un aspetto positivo, provare a pensare a queste cose che, ripeto, hanno di innovativo il fatto che sono problemi nei confronti dei quali in passato raramente ci siamo dovuti confrontare. E qui la contrapposizione, Massimo Mantellini, tra chi è giovane e chi è vecchio, è sempre esistita, esistirà da sempre, però lei fra le due posizioni ne inserisce un'altra, una nuova figura, il vecchio giovane. Sì, beh, diciamo, una delle idee principali quando ho cominciato a scrivere questo testo era che il libro dovesse trattare di questa specie di figura antropologica intermedia, che è una figura che di nuovo ha una relazione stretta con la nascita e la crescita degli ambienti digitali. Cioè, mentre prima di internet esistevano gli adulti, adulta si prolungava magari fino all'età della pensione, che ne so, per insomma verso i 50-60 anni, e poi si diventava vecchi. E oggi, col fatto che molte relazioni si sono trasferite negli ambienti digitali, è possibile tentare un ulteriore rallentamento, e magari per un certo numero di anni ci sono le possibilità, e forse molte persone frequentano questa possibilità. Io certamente per un po' di tempo l'ho fatto, senza non ho imbarazzo a dirlo. C'è una specie di figura intermedia nella quale in realtà ci si comporta da giovani, per modo di dire da adulti, e quindi si hanno come centro della propria discussione temi che magari non sono esattamente i nostri, semplicemente perché quelli sono i temi dei quali si discute in rete. E questo ci rende all'interno di una comunità che di fatto è quella delle persone che sono più giovani di noi.
In questo siamo aiutati da mille piccoli trucchi, anche linguistici, il fatto di adeguarci a certi modi di dire, ad avere certe idee che magari non avremmo avuto se non fosse esistita internet, e questo in una qualche maniera è una specie di forma di resistenza nei confronti dell'ineluttabile, del fatto di diventare vecchi. Questo forse è qualcosa di rassicurante, positivo, però certamente è legato allo schermo, cioè al fatto che ci sia un diaframma e quindi le nostre foto, le cose che diremo, potranno essere in qualche maniera filtrate da questo diaframma, non saranno esposte in piena luce. E questo rende possibile, almeno per un po', l'esistenza di questo vecchio giovane che contemporaneamente è però una figura estremamente dispendiosa da un punto di vista delle energie, perché di fatto è un tentativo di essere qualcosa che si comincia a non essere più. Quindi Eh sì, ogni giorno. cominciano a essere più e quindi si entra in un terreno molto difficile, a volte pericoloso, no? Con dei percorsi molto carsici, no? Ovvero il terreno della dimenticanza. Lei scrive, per esempio, che fino a un po' di anni fa scomparire significava, per esempio, lasciare il lavoro, lasciare le relazioni sociali del lavoro, oltre alle relazioni sociali oltre a queste. Oggi invece essere dimenticati, è altra cosa. Magari oggi puoi scomparire e poi nessuno se ne accorge, Massimo Mantellini. Com'è? Sì, beh, ovviamente ognuno di noi cerca di continuare ad essere all'interno e possibilmente al centro delle discussioni o dell'interesse delle persone. Questa è una cosa estremamente naturale che è sempre esistito. In rete, che è uno strumento davvero violento da questo punto di vista, dove contano tutta una serie di riferimenti numerici che riguardano l'apprezzamento degli altri, che sono facilmente quantificabili, si può tranquillamente essere dimenticati anche cercando di non esserlo, perché il flusso delle cose va altrove. E quindi, mentre di nuovo è un tentativo di resistenza che oggi è possibile, che una volta non si tentava nemmeno, una volta si era dimenticati, le persone si scordavano di noi vivevamo l'ultima parte della nostra vita in una qualche forma di ritiro, o comunque non di ritiro, ma dedicata alle cose che ci interessavano nel piccolo della nostra esistenza. Oggi in rete c'è questa specie di illusione di poter continuare a essere, specialmente per chi lo è stato, e quindi magari le figure pubbliche, all'interno di una discussione che rimane viva anche se noi non ne siamo più totalmente parte. E quindi sì, probabilmente veniamo dimenticati lo stesso, forse talvolta di meno, talvolta di più, ma con meccanismi differenti. Però andando avanti con l'età ed essendo sempre più lunga la nostra vita, lei racconta anche come chi ha una certa età debba combattere quotidianamente anzitutto con tutti i device che possiamo avere, no? Anche perché è normale, non si può sempre essere up to date fino all'ultimo giorno della nostra vita. E quindi questo sguardo nei confronti del digitale, nei confronti della rete, che cosa dà a una persona che è anziana? E quindi, nonostante la persona anziana possa avere tutta la curiosità di questo mondo, è in quel mondo, ma forse sente di non appartenere. Sì, credo che qui conta anche, diciamo, l'interpretazione che abbiamo sempre dato alla tecnologia, cioè perlomeno le tecnologie digitali più recenti sono scritte da giovani per i giovani, anche se magari l'utenza non è esattamente quella più giovanile. Cioè il centro del pensiero per cui qualcosa domani funzionerà e quindi viene immaginata è che questa cosa debba rompere gli schemi, diventare nuova rispetto agli atteggiamenti che avevamo prima. Questa è un'idea ricorrente, perché non è che insomma l'idea della rivoluzione o del ribaltare il tavolo sia nata con gli informatici o gli ingegneri della Silicon Valley che scrivono le interfacce per i cellulari. Però ecco, applicata a strumenti che poi vengono utilizzati diffusamente e sempre più spesso da persone di una certa età, è una specie di piccola condanna, ecco, io le chiamo tecnologie anticicliche perché
sono scritte per dei ragazzini e molto spesso sono utilizzate da persone adulte o anche più che adulte. E quindi forse ecco, una delle cose che potrà succedere, che potrebbe succedere, forse una delle soluzioni per ridurre questo impatto abbastanza violento che la tecnologia ha sull'età avanzata, è quella di cominciare a ripensare a come si scrive il software e come si scrivono le applicazioni, pensando che chi le utilizzerà potrà essere anche, apri il cielo, una persona non esattamente fra i 20 e i 30 anni. Quando e se questo succederà sarà un po' imposto da ovvie ragioni che sono legate al fatto che l'età media diventa sempre più alta, ma anche una specie di idea rivoluzionaria per cui gli adulti, perché poi vale anche per gli adulti e soprattutto gli anziani, hanno una loro dignità comunque nell'ambiente sociale e anche nell'ambiente sociale digitale. Mi ha sempre affascinato una frase che poi mi sono ritrovato in questo libro, Invecchiare al tempo della rete, lo ricordo, pubblicato da Einaudi. La frase è di Goethe, il quale dice che invecchiare significa dare inizio a un nuovo mestiere. Ecco. E poi lei, in quel capitolo, Massimo Mantellini ci racconta di un signore di quasi 90 anni che prende lo scalpello e colpisce, cerca di modellare la sua opera d'arte, La Pietà di Rondanini. Quest'uomo era Michelangelo Buonarroti. Ora, questo è un esempio straordinario, non tanto del vecchio che vuole apparire giovane, ma del vecchio che continua ogni giorno a iniziare un nuovo mestiere. Sì, quella scultura è un unicum da molti punti di vista. La sua stessa storia è una storia molto strana perché fu abbandonata in una specie di giardino di una vecchia casa nobiliare romana per molto tempo. Ma l'opera stessa, cioè l'esistenza all'interno della stessa opera di due idee di cosa debba essere la scultura completamente differenti, la rende davvero il simbolo di cosa significa continuare a vivere, continuare ad essere attivi anche proprio intellettualmente, anche nell'età estremamente avanzata. Michelangelo continuò a lavorare su quest'opera fino a qualche giorno dalla morte, per cui è davvero una specie di resistenza all'idea di non contare più nulla. E quindi questo di fatto continua a succedere ed è anche un segnale di tipo positivo, nel senso che esiste una possibilità. Gianna Meri diceva che l'unica cosa da fare, superati gli anni dell'età adulta, diventando vecchi, è di continuare a vivere come si viveva prima, facendo finta che non succeda nulla, sapendo però benissimo che stava succedendo qualcosa. È un po' la stessa cosa, ecco, insomma. E la Ginsburg in quel piccolo saggio a un certo punto dice: beh, comunque noi a un certo punto siamo comunque collegati con la vita e con le cose che succedono, quelle che apparentemente non ci interessano più, perché ci sono le chiavi di lettura di questi nuovi eventi sono le persone che sono a noi collegati, i nostri figli, i nostri nipoti. A C'è una proposito dei specie di figli, quando lei dice agli occhi di mia figlia che mi guarda e dice: ma sei sicuro? Ma cosa stai facendo? Ecco, queste sono domande che ci mettono in calcio d'angolo, quando hanno la gentilezza di dircela in questa maniera, Massimo Mantellini. Alla fine lei dice che scrivere libri, ma è impietosa questa cosa, alla fine scrivere libri è ormai una cosa da vecchi, ma è proprio vero. temo di sì, purtroppo. Una delle critiche principali che mi hanno fatto in questi quando è uscito il libro, che sia un libro apodittico, Ma insomma, perché? un po' scuro e nero e senza. Io non mi ci riconosco troppo, però la parte, diciamo, scura del nostro diventare vecchi è difficile da nascondere sotto il tappeto, insomma, quindi in qualche maniera mi sembrava il caso di parlare. 1968, 52, 54, 2019, 58, 60, 54, 1968, 1862, 60. Ora non è che sto dando i numeri, ho letto semplicemente dei numeri e delle date dall'appendice, che in pratica compongono proprio questo libro, Massimo Mantellini.
Sì, beh, alla fine mi è venuto il desiderio di fare una specie di tabellina che di fatto non ha nessuna, non significa un granché da un punto di vista numerico, ma perché tutte queste cose si sono piano piano collegate fra di loro, il saggio della Ginsburg, l'età in cui io l'ho letto, l'età in cui lei l'ha scritto, i libri che nel frattempo mi sono finiti davanti, perché ovviamente quando si ha un'idea per scrivere un libro poi si cominciano a guardare le cose che si hanno intorno con un occhio differente, quindi è come un mosaico che piano piano si compone, quindi quelle date lì sono le cose principali che hanno poi alla fine composto le parole di Eh sì, nell'era della rete potremmo dire che nessuno invecchia veramente, ma la storia ci dice altro. Massimo Mantellini, autore del libro Invecchiare al tempo della rete, pubblicato da Einaudi, ma adesso a questo punto posso dire che le pongo una domanda da vecchi. Ma quale libro le fa compagnia in questi giorni? Io sono ultimamente, appunto, diventando vecchi, sono diventato molto selettivo, per cui in questo momento sto leggendo l'ultima raccolta di piccoli brani di Sebald che è uscito per Per il Adelphi. Feltri. Però ultimamente leggo solo tre autori, infatti è una cosa abbastanza triste da dire, cioè leggo solo Sebald, Bolaño e Annierno, diciamo me li faccio bastare, ecco, A sostanzialmente. voglia. Tra l'altro di Seba noi abbiamo raccontato Tessiture di sogno insieme con Ada Vigliani che ha tradotto questo libro. Veramente straordinario come tutte le scritture di Sebald. Grazie davvero Massimo Mantellini per il tempo che ci ha dedicato. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.